Buongiorno, in questa lezione parleremo di Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam, ovviamente in riferimento alla sua opera principale, L'elogio della follia, ma non soltanto, cioè daremo anche uno sguardo alla disputa, almeno alla parte della disputa che gli compete a proposito del libero arbitrio. Sapete, c'è stata una disputa importante tra Erasmo e Lutero a proposito del libero arbitrio. Oggi vedremo la posizione di Erasmo e invece nella lezione su Lutero troverete la posizione di Lutero, ed è molto importante saperle confrontare e mettere in relazione tra loro. Ma partiamo appunto dalla vita di Erasmo da Rotterdam e da quelle che sono, insomma, le sue idee di fondo, anche in rapporto in generale, diremmo noi, all'umanesimo, al cristianesimo e così via. Erasmo appunto nacque a Rotterdam nel 1466 e rimase subito orfano di entrambi i genitori, e questo chiaramente condizionò profondamente la sua vita, perché evidentemente una delle poche strade possibili per un orfano era appunto quello di affidarsi, per così dire, alle strutture ecclesiastiche. E in effetti dopo gli studi elementari, diremmo noi, primari, entrò da adolescente nel convento agostiniano di Steyn, nei Paesi Bassi, e qui ebbe subito una erudizione classica che determinerà in gran parte, come dire, il pensiero di Erasmo, che può essere considerato un umanista, oltre che un personaggio importante per la filosofia. Un umanista, e vedremo che in realtà questo umanismo per lui era molto importante, addirittura riteneva che, come dire, le lettere classiche dovessero essere patrimonio addirittura dei soldati, che avrebbero dovuto leggere il latino e il greco. E quindi per dire quanto per lui fosse importante la diffusione della cultura, e in particolar modo appunto la cultura classica. Da questo punto di vista, diciamo che Erasmus si inserisce a pieno titolo nel movimento dell'umanesimo e del rinascimento, cosa che non può essere detta parimenti per Lutero. Ordinato sacerdote nel 1492, data ovviamente abbastanza nota per altri fattori, abbandonò il convento per viaggi di studio che lo portarono dapprima in Francia e poi in Inghilterra. Qui strinse un'amicizia estremamente forte e duratura con il filosofo pensatore inglese Thomas More, quello diciamo che tutti conosciamo appunto per aver scritto L'isola di Utopia. Questa opera estremamente innovativa, importante, rivoluzionaria. Da questo punto di vista si capisce subito che anche Erasmo ha delle idee evidentemente progressiste per il suo tempo, e questo lo fa, come dire, fa in modo che si leghi a personaggi altrettanto progressisti come appunto il filosofo More. Bene. Tra i suoi viaggi, oltre a soggiornare in Svizzera, passò anche in Italia. L'Italia era una meta, diciamo, un po' per tutti gli intellettuali del tempo. Italia geografica, non chiaramente politica, perché parliamo ancora di un'Italia frammentata in tantissimi stati. Quindi l'Italia dal punto di vista esclusivamente geografico in questo caso. La fama di grande umanista ed eccellente filologo presto si diffuse in tutta Europa, e come è testimoniato da una ricchissima corrispondenza tra Erasmo e gli intellettuali del suo tempo. Nel 1517 ottenne dal Papa Leone X la dispensa dei voti monastici. Questo voleva dire che di fatto poteva vivere da prete secolare, quindi poteva in un certo modo avere maggiore possibilità di movimento e soprattutto maggior possibilità di dedicarsi alle umane lettere. Nel 1521 si stabilì a Basilea, dove visse appunto fino alla morte avvenuta nel 1536. Quindi Erasmo muore, per contestualizzare, prima del Concilio di Trento. Prima del Concilio di Trento, quindi prima del processo di controriforma
cattolica. Tra le sue opere, prima di questo, ma evidentemente invece vive in pieno la riforma protestante di Lutero, specifico questa cosa. Tra le sue opere principali troviamo appunto il Manuale del Soldato Cristiano del 1503, il celebre Elogio della Follia del 509, l'Istituto Principi Cristiani del 1515 e soprattutto, appunto, vi dicevo, De Libero Arbitrio del 1524, che è una sorta di risposta alle tesi di Lutero. Vediamo questo primo testo. Cosa dice nel Manuale del Soldato Cristiano? Già prima ho anticipato che per lui era molto importante addirittura che i soldati conoscessero il latino e il greco, per questo suo, senso profondo di appartenenza all'umanesimo e al rinascimento, alla cultura umanista e appunto a pensare che più che la barbarie della guerra, in realtà i conflitti poi si risolvessero con la cultura. Ma veniamo nello specifico al rapporto tra l'uomo e Dio, che è quello che poi rappresenta il nucleo centrale di questa opera, il problema del rapporto tra uomo e Dio e di conseguenza il problema delle fonti della rivelazione. Qui in quest'opera qual è la posizione che Erasmo porta avanti? Beh, innanzitutto che il cristianesimo non sia tanto da fondare sui dogmi che vengono tramandati, ma proprio sulla fede. Quindi la vita del cristiano credente deve essere rivolta in particolar modo alla difesa della figura del Cristo, alla difesa della missione che Cristo ha consegnato agli uomini. La fede si manifesta nella vita, quindi non nelle dispute ecclesiastiche, e su questo poi tornerà in modo ancora più forte nell'Elogio della Follia, dove metterà in evidenza l'assurdità di tante inutili dispute scolastiche. Da questo punto di vista diciamo che Erasmo si prodiga di liberare il discorso teologico proprio dal formalismo astratto e dalle inutili appunto discussioni tipiche della tradizione scolastica. Secondo Erasmo il messaggio filosofico della fede cristiana risiede quindi nei sentimenti e non nei sillogismi. Veniamo al celebre saggio L'elogio della follia, qui abbiamo messo questa immagine di copertina di questa edizione che anche dal punto di vista iconografico ci rimanda al titolo dell'opera. Anche se qui va subito detto che questo è uno stratagemma. Il riferimento alla follia, alla pazzia, per Erasmo è uno stratagemma letterario per poter dire cose che diversamente non avrebbe potuto dire. Erasmo infatti qui in questa opera fa una denuncia in forma sicuramente velata, d'accordo, ma a tratti neanche troppo velata e ironica, proprio dei teologhi che discutono di questioni dottrinali e di fatto riducano in questo modo Dio a che cosa? Alla limitata ragione umana, che è appunto incapace in realtà di cogliere le verità assolute e quindi finisce per perdersi in discussioni inutili e ridicole. Una delle discussioni tipiche, per esempio, del periodo medievale, poi anche contemporaneo a Erasmo, era: ma se io in vita, diciamo, ho sposato due mogli perché la prima moglie magari era morta di parto, cosa che purtroppo all'epoca accadeva ed era molto frequente, quando io risorgo, vado in paradiso, con quale delle due mogli devo stare? E queste vengono considerate ovviamente discussioni ridicole che nulla hanno a che fare con il cristianesimo. È tutto legato al fatto che l'uomo, secondo Erasmo, tende a ridurre la portata del messaggio cristiano alla ragione umana e così facendo appunto lo ridicolizza in queste discussioni. Questo testo, appunto, abbiamo detto che si presenta in modo satirico e scherzoso, e questo è lo stratagemma che Erasmo applica per poter denunciare la decadenza morale della Chiesa.
E qui appunto si mostra proprio come i presunti sapienti siano in realtà sciocchi, mentre ne consegue che il folle, il pazzo in questo caso, sia il vero sapiente. Strategia simile, vi ricorderete, era stata usata da Nicola Cusano nei Dialoghi dell'idiota, dove l'idiota era appunto in realtà poi il sapiente rispetto al filosofo con cui dialogava. Quindi questa era una modalità evidentemente che da diverse sfaccettature veniva proprio usata quando si doveva fare un'opera di denuncia, anche per non passare dei guai. E evidentemente il mondo, vi ricordate, Cusano anche lui era un vescovo, quindi nel mondo ecclesiastico era probabilmente l'unico modo per portare delle velate critiche oppure anche delle idee innovative, come nel caso appunto di Cusano. Oltre a diciamo far notare come i dotti spesso sono quelli più insipienti e come invece il pazzo, il folle sia colui che si fa portatore di verità, la denuncia forte che viene fatta in quest'opera è proprio l'attaccamento dei papi e degli ecclesiastici ai beni terreni. Ai beni nel senso letterale del termine, perché papi e vescovi non avevano nessuna intenzione, secondo Erasmo, di vivere come Cristo aveva detto che avrebbero dovuto condurre la loro vita. Erano piuttosto legati alle cariche, alla celebrità, abbiamo visto, parlando dell'introduzione a questo periodo storico particolare, come i papi avessero le mani in pasta non solo nelle vicende politiche ma anche negli affari economici e spesso appunto vivevano come dei principi piuttosto che come dei papi. Ci ricorda a proposito Erasmo, vi leggo solo giusto un pezzettino per richiamare questo concetto. Se davvero, scrive Erasmo riferendosi ai papi, volessero imitare la vita di Cristo, la sua povertà, il suo operato, il suo insegnamento, la sua passione, il suo distacco dalla vita terrena, e se riflettessero sul nome stesso che portano, ovvero Padre, e che cosa? Santo. Chi sulla terra potrebbe essere più triste di loro? E invece i papi appunto non solo erano, come dire, erano molto allegri, l'abbiamo visto con Alessandro Borgia, anche troppo. Chi sarebbe disposto, dice Erasmo, chi sarebbe disposto ad acquistare quel seggio a qualsiasi prezzo? Vi ricordate gli intrighi di palazzo per diventare papi? Spesso anche con delitti alle spalle, per difenderlo strenuamente con le armi, veleni e oltre altra forma di violenza. A quante e quali comodità dovrebbe rinunciare se la saggezza avesse in loro il sopravvento? La saggezza, ma che cosa dico? Basterebbe solo un granello di quel sale di cui parla Gesù Cristo. E quindi, come dire, una denuncia molto forte sui legami che i papi e quant'altro hanno in realtà con i beni terreni. E poi rincara la dose con sui vescovi tedeschi, che tra l'altro poi diventano proprio oggetto di discussione proprio nel conflitto tra riforma e controriforma. A questo proposito scrive: non so se alcuni vescovi dei paesi tedeschi abbiano seguito l'esempio dei pontefici o se siano stati loro a darlo ai pontefici. Qui l'esempio, cioè l'attaccamento ai beni terreni, incuranti dei loro doveri religiosi, di preghiere e benedizioni, hanno appeso al chiodo ogni genere di cerimonie e si comportano come veri e propri satrapi. Questo non vi ricordate, insomma, parlare di satrapo equivale a parlare di un governatore. E quindi insomma un governatore militare che cerca di accaparrarsi ricchezze, insomma tutte parole e affermazioni veramente poco lusinghiere, però anche va detto in realtà poco lusinghiere ma nella maggior parte dei casi è vero, nel senso che effettivamente questo era quello che accadeva. Quindi qual è questa pazzia a cui fa riferimento Erasmo
in questa opera. Beh, questa pazzia di cui fa riferimento Erasmo rappresenta proprio la vitalità dell'uomo che va alla ricerca della verità, va alla ricerca del divino e quindi in un certo senso si avvicina alla follia dell'eros platonico, dell'amore platonico, in questo caso che è amore verso Dio, verso il Cristo, verso la verità, e quindi che è una, diremmo noi, è un atteggiamento che spinge ad andare al di là dei propri limiti e appunto a intraprendere il difficile cammino della ricerca e chiaramente della fede. Veniamo a questo punto all'altra, diciamo, opera centrale di Erasmo, il De Libero Arbitrio. Abbiamo detto che questa opera rappresenta la posizione che Erasmo esprime in risposta alle tesi sulla grazia di Lutero e quindi si invita ovviamente a fare un confronto tra queste due posizioni. Che cosa ci dice nel De Libero Arbitrio Erasmo? Beh, qui si presenta innanzitutto nell'introduzione le tesi tra loro contrapposte, cioè quelle che negano la libertà e quelle invece che affermano la libertà, guardando le rispettive conseguenze di queste due tesi. A seconda che io dica che l'uomo è predeterminato, come dice Lutero, riportando il suo pensiero all'ortodossia della filosofia di Agostino a proposito della determinazione che segue nell'uomo dal peccato originale, oppure la tesi opposta, cioè quella che l'uomo sia libero effettivamente di scegliere e quindi di liberarsi anche dal peccato, che vi ricorderete era la tesi contro la quale si muoveva Agostino del monaco Pelagio. Erasmo segue tutte e due queste questioni e a che cosa giunge? Beh, giunge a affermare che entrambe queste due tesi opposte, se prese nella loro radicalità, sono sbagliate. Perché sono sbagliate? Qui, come dire, la discussione, la valutazione è proprio di tipo logico-dialettico, cioè viene fatta sul piano proprio filosofico. Perché sarebbero sbagliate? Beh, perché se io, come dire, annego completamente il libero arbitrio, beh, allora è evidente che se tutto dipende dalla pura necessità, non ha alcun senso parlare di responsabilità morale delle azioni umane. E quindi, come dire, uno potrebbe comportarsi da criminale e tanto sarebbe la stessa cosa di quello che invece si comporta con misericordia, accoglienza e quant'altro. Però anche la tesi opposta, cioè quella della libertà assoluta portata avanti da Pelagio dell'uomo, anche questa sarebbe incompatibile col messaggio cristiano. Perché sarebbe incompatibile? Perché toglierebbe a Dio il suo ruolo di evidentemente dare la grazia, cioè Dio diventerebbe effettivamente superfluo per la salvezza dell'uomo stesso, così come peraltro sostenuto con forza proprio da Lutero e precedentemente da Agostino. E allora qual è la via d'uscita da queste due posizioni che sono tra loro non solo antitetiche ma anche condotte agli estremi? Cioè come si fa a mediare tra necessità, determinismo e libero arbitrio? Beh, la tesi di Erasmo è piuttosto articolata, ma qui la possiamo esporre in modo semplice, è che tutte le azioni umane siano espressione di tre atti: inizio, sviluppo e esito finale. Quindi
ogni nostra azione deve poter essere scomposta in tre atti: inizio, sviluppo, esito, finale. Allora, mentre la grazia divina è essenziale all'inizio e nell'esito finale, ecco che durante lo sviluppo quello che conta è la volontà umana, e qui appunto troviamo il libero arbitrio. Quindi nello sviluppo c'è il libero arbitrio dell'uomo, nell'inizio e nell'esito finale, che poi rappresenta un po' la provvidenza divina, cioè come vanno a finire le cose, invece abbiamo appunto la grazia che deriva da Dio. E in questo modo, diremo noi, si è portato a casa capra e cavoli. Bene, per concludere questo rapido excursus su Erasmo, pur essendo un grande critico della Chiesa, va detto subito che lui non accetterà mai di mettersi a capo di un movimento riformatore, in un momento in cui invece abbiamo visto Lutero, Calvino, altri si mettono a capo ognuno di movimenti riformatori all'interno della Chiesa. E invece Erasmo decide di non lasciarsi abbindolare, lusingare da Lutero, che in un primo momento, prima come dire di entrare in disputa con Erasmo su queste questioni legate al libero arbitrio, Lutero gli strizza un po' l'occhio, perché chiaramente non gli sfugge che c'è una carica rivoluzionaria nelle stesse idee di Erasmo. Ma non solo Erasmo non si avvicina al protestantesimo, ma non si schiera neanche in difesa della Chiesa romana, che in realtà cerca l'appoggio di Erasmo per contrattaccare il protestantesimo, ma Erasmo appunto decide di tenersi lontano dalle questioni politica attiva. E questa posizione, in un certo senso super partes di Erasmo, diremmo noi di non militanza, stare alla fine rinchiuso in una sorta di torre d'avorio, per usare un'espressione che è poi stata utilizzata per definire Benedetto Croce e il suo antifascismo, intellettuale piuttosto che militante. Però ora ho tagliato un po' troppo corto su questo aspetto, però così per fare un parallelo. Appunto questa scelta di Erasmo di essere, per così dire, critico, riflessivo, ma mai attivo, di non fare una militanza politica, perché all'epoca poi queste erano le questioni politiche determinanti. Bene, ha fatto sì che oggi si attribuisce proprio questo aggettivo erasmiano all'intellettuale che è sì capace di critica e di analisi, ma rimane appunto lontano da un'azione politica e concreta all'interno della società. Quindi oggi, se uno trova il termine erasmiano, dice quello è un intellettuale erasmiano, significa appunto che è capace di critica, di fare delle acute riflessioni, però poi dopo rimane distante dalla vita attiva e su questo, dalla vita politica attiva, e su questo c'è proprio una serie di dibattiti, di riflessioni, se appunto l'intellettuale, tante posizioni, quella di Gramsci per esempio, è che l'intellettuale in realtà deve vivere le situazioni concrete, e ce ne sono altre in cui invece appunto l'intellettuale dovrebbe rimanere, come appunto pensava Croce ed altri personaggi, dovrebbe rimanere distaccato invece dalle questioni pratiche, perché appunto è esclusivamente dedito alla ricerca. Se vogliamo, potremmo dire che se si fa riferimento al pensiero filosofico occidentale, e quindi in particolar modo a Platone, in realtà l'intellettuale si deve sporcare le mani, perché il filosofo, abbiamo visto in Platone, è politico. Bene, ci salutiamo con Erasmo e vi lasciamo alle prossime lezioni sui temi della riforma e controriforma.